Quello che ci occorre per realizzare questa borsa è una scocca in juta. Io vado ad utilizzare questa nella versione più piccolina, 20x20 e per 22x10, scusatemi, 22x22x10 misura questa borsa. Ha i manici in bambù e la chiusura calamita. Sono le nostre borse di produzione artigianale, vengono realizzate tutte a mano da una sarta, non sono le classiche borse di importazione che trovate in giro, e le potete acquistare come tutto il resto del materiale sul nostro sito www.merceriamari.it. Ci occorrerà anche un gomitolo di cotone. Io vado ad utilizzare questo qui, cable 5 oro della Silk, nella variante rosa sfumato. E poi ci occorreranno 3 strisce da 70 cm di frangia in raffia. Io vado ad utilizzare questa frangia a tramezzo nel colore rosa che si abbina al cordino che ho scelto. Il cotone lo andiamo a lavorare con un uncinetto numero 3,5. Allora, per fare la striscia appunto pelliccia che riveste tutta la nostra borsa, per la misura di borsa 20x20x10 che vado, anzi 22x22x10 che vado ad utilizzare io, occorrono in totale 137 catenelle, quindi bisogna avviare 137 catenelle e lavorare su questa lunghezza, che ci permette quindi di fare il giro attorno a tutta la nostra borsa 22x10x22x10 di nuovo, ok? Quindi 137 catenelle dovete avviare. Io vi faccio vedere adesso il procedimento lavorando su una base più piccola di 15 catenelle. Lavoro con l'uncinetto 3,5, quindi ho avviato io 15 catenelle, voi ne avviate 137 e poi ripetete lo stesso procedimento solo sulla lunghezza più lunga che vi ho indicato, ok? Dovete fare quindi 137 catenelle più una per girare, dopodiché per ogni catenella sottostante andiamo a lavorare una maglia bassa, quindi facciamo un giro di maglia bassa. A questo punto una catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare altri 4 giri sempre a maglia bassa, quindi lavoriamo le maglie così come si presentano per altri 4 giri. Allora, finiti questi 5 giri di maglia bassa, dobbiamo andare a lavorare il nostro punto pelliccia. Per fare questo ci occorre, io vado ad usare un righello perché la gettata che farò mi va bene di questa altezza. Potete usare più o meno qualsiasi cosa, un cartone molto rigido, un ferro molto grosso o qualcosa che avete in casa della lunghezza che vi serve. Io ripeto, vado ad utilizzare questo righello perché la lunghezza è praticamente perfetta. Quindi arrivati al termine del giro, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e vado subito a fare il gettato, quindi passo il mio filo attorno al righello e lo porto indietro, entro nel primo punto in questo modo, aggancio il filo e faccio una maglia bassa, quindi facciamo proprio un giro di punto pelliccia. Ripeto il passaggio: prendo il filo, lo giro attorno al righello, passo sul davanti ed esco sul dietro, mi inserisco nel punto seguente, aggancio il filo che ho gettato sul dietro del righello, lo estraggo, vedete, in questo modo, e poi lavoro una maglia bassa normalmente. Ripetiamo, gettato davanti, esco dietro, mi inserisco nel punto a fianco con l'uncinetto, aggancio il filo, lo estraggo e vado a fare una maglia bassa. E ripeto. Quindi rivediamo ancora una volta insieme. Prendo il filo, getto, esco da dietro, mi inserisco nel punto a fianco, aggancio il filo che ho gettato e faccio una maglia bassa. Procediamo così per tutti i punti, quindi nel vostro caso per tutta la lunghezza di 137 catenelle.
Arrivati al termine del giro, sfiliamo il righello o il nostro supporto che abbiamo usato ed ecco che abbiamo il nostro giro di punto pelliccia. A questo punto facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a fare tre giri di maglia bassa, lavorando i punti così come si presentano. Quindi in questo modo lavoriamo questi tre giri a maglia bassa, poi ripeteremo ancora una volta il punto pelliccia. Arrivati al termine del giro, dei tre giri di maglia bassa, facciamo di nuovo una catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a fare un ulteriore giro a punto pelliccia. Quindi di nuovo nello stesso modo di prima, gettiamo attraverso il nostro righello supporto che abbiamo scelto, agganciamo il filo e facciamo una maglia bassa. In questo modo di nuovo gettiamo, passiamo da dietro, mi inserisco nel punto a fianco, aggancio il filo e faccio una maglia bassa. Procediamo così fino al termine del giro, dopodiché la nostra striscia è finita. Se volete, per farla finire proprio bene bene, potete fare ancora un giro di maglia bassa per bordatura. Ok? Quindi questo è, diciamo, l'effetto che otteniamo facendo la nostra, i nostri giri, la nostra base a maglia bassa e poi due giri a punto pelliccia. Guardate che bello, che bell'effetto. Quindi lavoriamo le nostre due strisce lunghe, quanto vi ho detto. Poi ovviamente se cambia la dimensione della borsa che andate ad utilizzare, quindi utilizzerete una borsa più grande, tipo una 30x30, una 40x40, ovviamente il numero di catenelle che dovrete mettere sarà molto di più e proporzionato alla lunghezza che dovrete andare a ricoprire. Adesso vi faccio vedere come inamidare la borsa. Perché andiamo a inamidarla? Andiamo a inamidarla perché le nostre borse non hanno la plastica interna, come hanno magari le borse di importazione e quindi hanno una juta leggermente più morbida. E per fare questo tipo di borsa con la passamaneria dove andiamo a incollare e dove magari non andiamo a metterci delle mattonelle che sono particolarmente spesse, quindi hanno già un minimo di rigidità, ci serve una borsa leggermente più rigida. Per questo andiamo ad inamidare la borsa con acqua e Vinavil per renderla più rigida. Vedete, ad esempio, il paragone ve lo faccio, guardate questo lato qui, questo laterale che ho inamidato, guardate come sta perfettamente rigido, che non si flette. Questo che devo ancora inamidarlo, vedete che invece è più morbido e si piega. Ok, andiamo a dargli questa patina di Vinavil proprio per farla stare un minimo più rigido, con un effetto praticamente simile a quello della plastica. Per fare questo, quindi vi occorre una ciotola con dell'acqua e Vinavil. Guardate, io l'ho preparata qui. Dovete ottenere un composto più o meno, vedete, di questa consistenza. Quindi mescolate. Vedete, acqua e Vinavil fino a ottenere un composto liquido in questo modo. Vi occorrerà una scatola o qualcosa da mettere all'interno e che vi consenta di tenere la borsa in forma. Io utilizzo questa scatola, ma se avete del cartone, se avete un contenitore, una qualunque cosa, vedete che sia di misura e che vi consenta di tenere la borsa in forma. Fatto ciò, io devo andare ancora ad inamidare il fondo, l'ho già inamidato, devo inamidare questo lato e questo e lo faccio insieme a voi così per farvi vedere. Quindi prendiamo il nostro Vinavil con un pennello in questo modo e andiamo a spalmarlo sulla borsa. Non preoccupatevi se resta un pochettino bianco perché poi asciugando non si vedrà nulla. Poi in ogni caso andiamo a spennellare la parte esterna che andrà tutta ricoperta dall'uncinetto, quindi in ogni caso non si vedrà niente, ma comunque asciugando la patina bianca si perde. Viene assorbita dalla juta e non si vede più. Non è necessario indurire anche il bordo, io vado semplicemente a spennellare tutta la parte in juta in questo modo.
vedete, faccio una leggera patina e la stendo. Direi che comunque è sufficiente, anche perché non è che dobbiamo fargli una patina spessa, basta appunto solo spennellarla un minimo. Uniformemente in questo modo. Mi raccomando, è importante che abbiate dentro un supporto che la tenga pressata e rigida di misura, ok? Quindi una scatola che anche qui sul laterale vada a puntarci contro e a tenerla in forma, proprio perché il vinavil asciugando indurisce la borsa e quindi vi serve che durante l'asciugatura resti perfettamente tesa. Ok, quindi una volta che abbiamo spennellato tutta la nostra borsa di vinavil su tutti i lati, la mettiamo ad asciugare, potete metterla al sole, su un balcone di casa, vicino a una finestra, vicino a un calorifero se lo fate d'inverno, dipende un po' dalla stagione in cui siete. Comunque direi che in base anche alla stagione ci metterà più tempo o meno ad asciugare, dovete assicurarvi solo che dopo sia bella asciutta e che non ci sia più niente di umido né da un lato né dall'altro, né dall'interno né dall'esterno, anche perché un pochettino all'interno traspare perché l'aiuta la sua trama, quindi anche dentro un pochettino si bagna, dovete assicurarvi che sia perfettamente asciutta. Ok? Quindi fate questo lavoro subito, io direi, e poi nel mentre andiamo a lavorare il nostro pezzo all'uncinetto, vediamo come decorarlo in modo che quando avete terminato di fare tutti i passaggi la borsa sia pronta per l'uso. Quindi non è un passaggio fondamentale, ok? Non è indispensabile inamidare la borsa. Io lo faccio perché per questo tipo di progetto ho bisogno di una rigidità maggiore dell'aiuto, e questo secondo me è un sistema facile, veloce e ideale proprio per dargli sostegno. Ok? Quindi veramente con un po' di vinavil, due gocce d'acqua, un pennello, si fa tutto, un passaggio veramente velocissimo e secondo me dà un effetto veramente molto molto bello. Allora, per quanto riguarda il fissaggio della frangia, io vado ad aiutarmi con la colla caldo, vi consiglio di farlo, o meglio di mettere un po' di colla caldo tutto qui nella parte del mezzo, in modo da aiutarvi a fare stare ferma la frangia, dopodiché magari con l'ago andiamo a darci ancora dei punti di rinforzo e soprattutto a fare la parte di raccordo. Allora io incomincio, vedete qui dal lato, proprio perché voglio che il raccordo sia fatto qui sul lato, perché secondo me si maschera un po' di più. Quindi posiziono un po' di colla a caldo qui nella parte del tramezzo in questo modo e vado ad attaccarla sulla borsa, la faccio aderire bene in questo modo, voilà. Dopodiché proseguo, quindi andiamo a mettere di nuovo altra colla, lo facciamo in più riprese, ne mettiamo per un pezzetto, la facciamo aderire e poi mettiamo per il pezzo successivo. Prendiamo bene la misura che ci occorre per completare il giro. Quindi qua andiamo a tagliare in questo modo, incolliamo il pezzo finale.
in questo modo. Dopodiché vedete qui che c'è il raccordo, possiamo ancora anche metterci un pochettino di colla. In questo modo qui andrò con l'ago a cucire e unire le due parti, e se volete potete ancora anche passare qua in mezzo e dare dei punti di rinforzo e di cucitura della frangia, anche se comunque non si muove più. Una volta che la colla fatta presa resta perfettamente incollata, ma se volete, appunto, per maggiore sicurezza potete tranquillamente darci anche due punti di rinforzo. Voilà, abbiamo attaccato la prima striscia. Adesso prendiamo la nostra fascia, la nostra striscia fatta appunto pelliccia all'uncinetto, che andiamo a mettere nello stesso modo. Quindi partiremo da qui e andiamo avanti, quindi andiamo praticamente a metterla nello stesso identico modo. Anche qui io ci darei dei punti di colla e poi sempre potete dargli dei punti di rinforzo, ok? Però io ci metterei sempre dei punticini di colla per farla stare, perché ci aiuti a posizionarla. Partiamo sempre qui dal lato in questo modo e andiamo a incollare il nostro punto pelliccia. Dopo, per quanto riguarda la striscia d'uncinetto, la parte lavorata all'uncinetto, io ci darei assolutamente dei punti qui sì, la colla ci serve solo per farla stare in posizione, diciamo a livello di imbastitura, però poi ci darei assolutamente dei punti di cucitura. Quindi proseguiamo a incollare le strisce alternate, quindi una di frangia di rafia, una della frangia appunto pelliccia che abbiamo realizzato all'uncinetto, poi di nuovo rafia, appunto pelliccia, e per finire di nuovo rafia. Quindi abbiamo tre strisce di rafia e due di punto pelliccia. Le andiamo tutte a incollarle e posizionarle sulla borsa. Guardate, questo è il risultato finale e io sono super 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 soddisfatta. Io nel fondo lo lascio così in juta, non ci faccio nulla, volendo magari adesso ci vado ad applicare due piedini, ma non ci metto la ricopertura. Se volete potete tranquillamente fare un fondo all'uncinetto e poi andarglielo a ricoprire magari con lo stesso cotone rosa delle frange, sicuramente starebbe benissimo. Ok, quindi guardate, questo è il risultato finale della mia bonbon.